Un pallone d'oro, 4 mani, 500 ore in palio ed un solo vincitore. Bella a tutti ragazzi, sono Dippy, lei non ci sta ma siamo comunque dei borderline. E nel video di oggi l'ultimo che toglie la mano dal pallone d'oro vince 500 euro. Siete pronti ad iniziare? Sempre pronto, amore. Allora 3, 2, 1, via! Così è arrivato il momento di presentare i concorrenti. Il primo ovviamente è Ciaffa l'invincibile. Successivamente abbiamo Chiara con la maglietta della Roma. Io non ho bisogno di presentazioni ragazzi, sono il chicco di riso più fiero d'Italia. E infine ma non per importanza il vincitore del pallone d'oro di YouTube Italia, Samuel. Un applauso, ah no. Iniziamo. Teo, come sta andando? Male, molto male, ho freddo, ho fame. Va tutto male. Io voglio salutare mia mamma, perché se vinco ti porto a cena mamma. Ragazzi, sono passate 2 ore dall'inizio della sfida. Questo è un vortex con un chiodo sulla punta. Questo è un palloncino a 2,5 metri di altezza. Il primo che scoppierà il palloncino con il vortex potrà scegliere l'avversario a cui far fare la penitenza che dirò dopo. E iniziano le donne. Lo stavo per fare al primo tiro ragazzi, assurdo. Ho sentito il tuo cuore vocale. Ciaffa, tocca a te. Nope. Tocca a Samu. Okay. Tocca a me ragazzi. Si alza. Riuscire a fare peggio di me, seriamente. Sì. Ma poi che te li presto questi? Sì, grazie. Matteo senza occhiali ha detto perché va a distinto. A distinto, raga. Quasi, si procede quasi, con il secondo round. Quasi. Chiara. Hanno esultato tutti quando ha vinto in realtà Chiara. Adesso devi dirci innanzitutto il tuo segreto per essere così brava. Io mi avevano chiamata a fare le Olimpiadi di freccette. Ma poi mi ha chiamato tu e ho detto no. Meglio i video. Infatti iscrivetevi ragazzi, giusto? Per questo. Adesso invece è arrivato il momento della penitenza. Questa qui è una bacinella piena di fango. Adesso tu dovrai scegliere uno fra loro tre e sarà con entrambi i piedi a mollo qua dentro per 2 ore. Perché devo pensare alla strategia. Devi pensare al più pericoloso o di eliminare il più scarso. No. Ci scherzo, vedo di nere, scusa. Ho come la sensazione che stanno parlando di me, ragazzi. Io direi che il più pericoloso è Ciaffa. Ciaffa, metti i piedi. Veramente, mi devo mettere i piedi qui dentro, ma. No, io non fa schifo? Ma abbastanza. Ma è fredda. Fa schifo anche all'invincibile, ragazzi. Però ho un solo vantaggio. Sto seduta a differenza loro. Ci vediamo fra 5 minuti col pranzo. Avete fame? Sì. Ok. Ragazzi, sta arrivando la pasta amatriciana perché siamo di Roma. E la cosa divertente è che la dovranno mangiare con una mano. Ragazzi, io vi auguro buon pranzo. Li tortureremo. Grazie. Chiara, sei un po' sporca. Dove? Non si aspettavano. Ma come stai mangiando? È una tattica. Vi piace la maglietta SS Loser? Sì. Perché Samuel sta dormendo? Capito? È arrivato il momento della prossima sfida. Iniziate a girare in tondo, tu puoi uscire da qui per 2 minuti. Chi si ferma senza il mio consenso, ragazzi, verrà eliminato. A tra poco. Ragazzi, sono passati 2 minuti, come sta andando? Io, se continuo così, vomito. Mentre continuano a girare e a urlare, io vi rubo qualche secondo per consigliarvi la migliore applicazione gratis per seguire il mondo del calcio. Attraverso OneFootball, scaricabile su iOS e Android, potrete ricevere statistiche e risultati in tempo reale. Inoltre, potrete vedere tutti gli highlights della Serie A e delle vostre squadre del cuore. Tipo la Roma? Bravo. Potete seguire anche il vostro giocatore preferito. Ma se la scarico, mi fate smettere di girare? Sì. Va bene, dai, solo perché sono buono. Ce ne faccio? Ma questo è Dybala. Perfetto, l'ho scaricato. Complimenti, fatelo anche voi dal link in descrizione. Continuate pure a girare. No. Ciaffa, ringrazia nuovamente OneFootball perché grazie a loro puoi fermarti e sedenti. Oh, Dybala non ha rinnovato. Rimetti i piedi nel fango. Non mi mancava per nulla. Ci vediamo tra un'oretta perché ti manca un'ora. Concorrenti, sono passate 4 ore dall'inizio della sfida. Ciaffa può uscire dalla bacinella. Hai i piedi marinati, si può dire? Come potete vedere, questa è una porta. Questa è una palla della Serie A. Basta, ti prego. Sono stanchissimi, ma il gioco è semplice. Chi prende la traversa sceglierà l'avversario a cui far fare la penitenza. Chi vuole andare per primo? Quando vuoi. Detto e fatto. No! Come hai fatto? Per poco! Ciaffa per secondo a piedi nudi. Ah, è per questo che non me le fate mettere le scarpe. Perché sei troppo forte. Oddio, anche Ciaffa l'ha lisciata per pochissimo. Chiara, tocca a te e se vinci le hai umiliati per la seconda volta. Quando vuoi. Oddio, oddio, perché? Dio, hai deciso di punirmi oggi, perché? Di Chiara è veramente la più forte oggi. È bancata. Hai vinto questi scarpini che darai a un avversario che si dovrà mettere al contrario fino alla fine della sfida. Che senso al contrario? Il sinistro al destro e il destro al sinistro. Dai, lo so che mi vuoi bene.
e Teone nazionale, mettiti queste scarpe in modo selvaggio. Dopo 10 minuti Teo se le pure allacciate. Unisci i piedi. Sei un po' storto, eh? Sempre. Come di consueto è arrivato il momento del mini cicciolo. Vediamo se qualcuno uscirà fuori. Attento Teo! Questa è la fierezza, amore! È la fierezza, amore! È stato eliminato il primo giocatore! Spieghi perché? Non ci ho pensato, ragazzi. E questo è l'istinto selvaggio. Ragazzi, facciamo tutti un grande saluto a Teo che si è immolato per voi. Ragazzi, grande Teo, voglio bene. Ragazzi, Teo è stato eliminato e siete ufficialmente in tre. Mi sa che durerà per poco, perché ragazzi, qui la sfida dopo 5 ore si fa veramente dura. Ci ha fatto detto che non senti nulla, ci spieghi il perché? Non lo so, credo che ormai il mio corpo non senta più niente, ne manco le più le emozioni. Chiara, tu adesso rimani con due maschi. E che maschi? Dato che sono buono, fra qualche minuto vi porterò una sfida bonus con dei regali o delle penitenze. Mi piace. Ragazzi, c'è un plot twist, stavo preparando la sfida bonus e Teo si è presentato con questo palloncino e quest'ago. Ragazzi, mo li faccio eliminare tutti. Tutti. Chi è il tuo bersaglio? Tutti. Andiamo. Ehi, voi due vi preoccupate, cos'è che nascondete lì dietro? No, ti prego. No, fratello, ti prego. Non mi dire. Non ha funzionato. Mo li faccio eliminare tutti. Per la sfida bonus ho messo dentro a tre palloncini dei post-it che contengono penitenze oppure offerte. Chiara ha scoppiato il palloncino che conteneva un bonus nella quale poteva vincere 50 euro in cambio di un gavettone in testa, ma ha rifiutato l'offerta a causa del forte vento freddo. Samuel ha invece pescato una mascherina per gli occhi per 2 ore, ma anche un avversario a cui farla indossare, scegliendo ovviamente Ciaffa. Ciaffa infine ha pescato il bonus che consisteva in una poltrona, mettendo però per un'ora i piedi nel pomodoro. Il contenuto di questa bacinella stavolta è il pomodoro, adesso ripoltro la poltrona. Ripoltro la poltrona. Quindi questa mascherina Ciaffa per un'ora e questa a te per 2 ore. Ciaffa, i tuoi regali non sono finiti. Pizzicano. Non ho mai partecipato a un video del Borderland, però se durano così tanto ogni singolo video, come fate? Io mi chiedo dove è Matteo? Vabbè. Nuovamente? Sei riuscito a stare meno di 2 ore senza questa bacinella, questo è amore puro. Mascherina in faccia, Samuel, quante sono queste? Chi? Ottimo. Ciaffa, quante sono queste? 3. Bravo. Piedi dentro, puoi anche sdraiarti adesso. Ragazzi, come sta andando la sfida? Male. Benissimo. A tratti malissimo. Stanno cercando di autoeliminarsi in qualche modo. Ciaffa, questo è per te. Adesso ragazzi, che sono stato così buono da mettervi in una situazione confortevole, quanto pensate di durare? 13 minuti. Tra 13 minuti molli? Sì. Adesso Ciaffa sembra un napoletano, un romano, un messicano o Michael Jackson? Sapete cosa sembro, ragazzi? Ti prego. That's crazy. Comunque ragazzi, loro ancora non lo sanno, ma tra poco arriverà la prossima sfida. E man mano che salgono saranno sempre più difficili. Uepa. In questo momento possiamo notare un branco di depravati alla quinta ora di una sfida di The Borderline. Stanno iniziando a impazzire. Mi sono scordato che Ciaffa ce l'aveva solamente per un'ora la band ed è passata 1 ora e mezza, quindi puoi togliertela. Quando è che me la posso togliere, Matte? Tra mezz'ora la togli e faccio la prossima sfida. Tra mezz'ora? Li vuoi levare i piedi dal pomodoro? Va bene, dai. Com'è? Io so che il pomodoro è molto salutare. Oh, la cidua. Ragazzi, la cosa veramente brutta è che sentire le loro mani sono congelate. Non la sento, la mano. Ho le mani congelate, non ce la faccio più. No, vabbè. Sono ufficialmente passate 6 ore e il sole sta per calare. Samu, puoi levarti la benda. Pensavo di eliminarti, non ti ho eliminato. Sono passate 6 ore, è il momento della prossima sfida, ragazzi. Siamo. Ho 3 palloncini, riempiti con l'elio, ovviamente. Vi dovrete mettere in squat sopra il vostro cartone e il primo che lo fa scoppiare oppure volare in aria ha perso la sfida e dovrà essere legato come una salsiccia con questa rete da calcio. Ok? Oddio, Dio! No! Aspetta! Non abbiamo manco iniziato! No! Siamo, mi dispiace, quindi verrai legato. No, ma non posso stare così per tutta la sfida. Sono quasi passate 7 ore e sono ancora pimpanti e nessuno sta male. Chiara, come va? Sta malissimo. Perché sei dentro una rete, te? Io sono dentro la rete perché... Perché se sono finito come un idiota, cioè, perché non mi sono seduto su un palloncino bianco? Ragazzi, sono le 7:05, sono passate esattamente 7 ore e 5 minuti dall'inizio della sfida. Quello che volevo dirvi però è se c'è qualcuno che vuole mollare. La sfida andrà avanti fino alle 12 del prossimo giorno. Io mi aspettavo la scena.
Ma così a caso senza dire nulla, se non ti avessi ripreso. Basta, me ne vado. Maria, io me ne vado. Total, non so che dire, inaspettato. Inaspettato, ragazzi. Ma prima di lasciarti andare? Sono contenta che li ho asfaltati. La mia vittoria già l'ho avuta, capito? Poi lui è abituato, quindi... Ragazzi, siete rimasti in due dopo 7 ore e 5 minuti di pura sofferenza. Chi vincerà? Chi è più motivato? Nessuno vuole uscire adesso? Così possiamo andare a mangiare qualcosa di caldo? No. Passiamo all'ultima sfida di questa challenge. Siamo arrivati alla finalissima. Chiara se n'è andata e non ritorna più. Ciaffa l'invincibile contro Samuel, il vincitore del pallone d'oro di YouTube Italia. Chi è che vincerà? Scrivetelo nei commenti. Prima di passare all'ultima sfida della giornata, devo dire una cosa. Pubblicità. D'ora in poi, ragazzi, dovrete stare solamente con il mignolo in verticale, così, sopra la palla. Iniziamo a fare le cose distruttive. Siamo arrivati, come ho detto prima, alla sfida finale. Ho messo dei cinesini a terra e ho tolto la rete a Samuel. Adesso dovrete iniziare a girare in tondo facendo zig zag, e il primo che ne urta uno perderà la sfida e subirà una penitenza veramente molto difficile da sopportare. Siete pronti? No. 3, 2, 1, via! Zig zag, zig zag, zig zag. Dovete aumentare la velocità, uno recupera l'altro, l'altro ha perso. Eccolo, adesso posso! Perché tu sei mosso? È il vento, siete sicuri? Ho due palloni da calcio di grandezze diverse e dello scotch. Devi fare esattamente questo. Dovrei stare su due palloni scocciati di diverse grandezze in modo tale da destabilizzarti. Uno. Ce l'ha, ragazzi, ma quanto è forte. Otto ore. Il vincitore di questa sfida dopo 8 ore sei te, Samuel. Tu sei comunque un grande. Resti il vincitore del pallone di YouTube Italia. Andatelo a seguire su Instagram, ragazzi, perché è un mago. Noi vi salutiamo. Vi ricordiamo di iscrivervi a questo canale e andarci a seguire su Instagram. Ciao, è scomparso. Io pure. Bella.